questi primi 37 minuti del primo tempo. Bergomi, intervento su Cioci, c'era una spinta, ha lasciato proseguire Nemeth. Ancora Marlon, calcio di prima intenzione, stavolta il gol è valido. Il po' a vista tra il delirio del pubblico dello stadio Dobessa va in vantaggio. C'è stata un'incertezza di Montanari che aveva dato la sensazione di poter intervenire in anticipo, ha poi preferito aspettare la discesa di questo spiovente e non si è fatto pregare due volte Marlon. Rivediamo, ecco che accenna e poi ci ripensa Montanari e Marlon invece scatena il destro. Ancora da altra angolazione, ecco il momento di incertezza di Montanari. Niente da fare per Zenga su questo destro di Marlon. Ancora da altra angolazione veramente impietosa nei confronti dell'Inter, la regia portoghese che dà d'altronde il suo contributo. Dunque Boavista 1 Inter 0, il gol di Marlon Romel Brandao dalla sua seconda stagione con il Boavista. Questo brasiliano compirà 25 anni a novembre, nato a Setúbal. Rivediamo il pallo su di lui, messo da parte di Battistini. Fernando Mendes ha giocato 5 stagioni con lo Sporting Lisbona e 2 con il Benfica. È stato anche nel giro della nazionale portoghese, primo anno con il Boavista. Ora Nelo, il sinistro, e c'è il grandissimo gol, grandissimo raddoppio del Boavista. Esulta anche la panchina portoghese. Il raddoppio del Boavista all'undicesimo minuto e mezzo, il raddoppio che porta la firma da parte di Parni, numero 4, perfetto il suo anticipo. Rivediamo, con la punta del piede destro ha calciato questa punizione. Adesso Nelo, un sinistro molto interessante, si è portato in avanti Parni e ha toccato lasciando partire una traiettoria imprendibile. Eccolo inquadrato Parni, il raddoppio del Boavista, ed ora per l'Inter il compito è tremendamente difficile. Boavista 2 Inter 0, non è riuscita a scuotersi la squadra di Orrico dopo essere andata in svantaggio, non è servito l'intervallo, finora nemmeno l'ingresso di Berti. Ora prova Battistini, Pitti, colpo di testa di Berti, allontana Nogueira, non bada troppo per il sottile. Battistini, Pitti, Matteus, Pontolan può far partire il sinistro e l'Inter accorcia le distanze, di mezzo allo svantaggio con Pontolan al 22esimo minuto della ripresa. Un'idea di Matteus, il controllo di Pontolan e un sinistro, c'è stata forse anche una deviazione. La soddisfazione contenuta di Beppe Baresi, rivediamo. Pontolan lascia scorrere, tutto splendido invece. Forse tradito il portiere Pudar da un rimbalzo del terreno. Ecco il saltello, questo sinistro di Pontolan che la regia portoghese ci offre anche da questa angolazione, ingannato da un rimbalzo veramente traditore del...